Altri gommoni sono stati segnalati nel canale d'Ofato. Proprio poco fa la Guardia Costiera ha salvato un gruppo di 50 profughi da uno scoglio in località Frassanico. La notte scorsa invece la Guardia di Finanza ha sequestrato un gommone ed arrestato due scafisti albanesi che tentavano di allontanarsi dopo aver fatto sbarcare sul litorale decine di migranti. Rapporti chiuso, capito? Non è... apri la porta o esci di qui. Non sappiamo proprio quando dura questa vacanza, no? Cioè, essere un turista, c'è l'inizio e il fine, invece il nostro inizio c'è, ma il fine non c'è. Ci vede la morte di fronte ai suoi occhi, per passare il mare è proprio difficile. È troppo difficile, molto pericoloso. Se a me mi dà 100 milioni, io non vado una volta e ritorno di nuovo, perché è proprio difficile. È meglio che va a combattere con i serbi. Due pagine espositive che pochi hanno delle sentenze in grado per Don Cesare, un anno, il processo di primo grado si è concluso con la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione e le accuse riguardavano le sevizie confronti degli ospiti del centro. Nella vicenda Don Cesare sono coinvolte altre 18 persone che insieme rispondono ai reali su un processo imperverso. Tutti i reati sono stati commessi durante e dopo il tentativo di fuga dal centro, non noto, il 20 novembre del 2003, gli otto magrebini che alla fine vennero acciuffati. Tre condannati non hanno anche i regina. I due professionisti avevano reso possibile la falsificazione di certificati medici da dati attivi il 29 novembre del 2003, dei quali risotto le lesioni riportate dai feriti erano la conseguenza della caduta dalle finestre delle camere durante il tentativo di fuga, e non già, come sostenuto dal pubblico ministero, anche sulla scorta del incendio di Otto Magrebì, delle percorse subite durante il tentativo di fuga medesimo. Io ho cercato di scappare, mi hanno preso i carabinieri e mi hanno portato in
all'ufficio. Nel corridoio è venuto il direttore talmente furioso che mi ha preso la testa e mi ha battuto la testa contro il muro due volte, ha preso il bastone del carabiniere, ha tirato un pugno sulla faccia e mi ha rotto un... Ero stanco, morto, con tutte quei botte che ho preso in faccia e su tutto il mio corpo, non ce la facevo più, stavo addormentando. Arrivava qualcuno di loro e mi tirava altri calci e mi diceva deve stare sveglio. Tutti e tre sono in corridoio, un carabinieri che faceva su e giù insieme a Don Cesare e a Natascia mi ha tirato un calcio sulla schiena, mi ha buttato giù per terra. Ha iniziato a insultarmi e a chiamarmi figlio di puttana, bastardi. Poi è arrivato uno dalla cucina che aveva la carne di maiale in mano. I carabinieri hanno iniziato a dirci mangiate il maiale. E noi abbiamo detto per la nostra religione non possiamo mangiare il maiale. E ci hanno messo la carne di maiale dentro la bocca. Ginocchiati e due l'hanno preso, tirati le mani in modo che non si muove. Mangi.